Esposto per la Buscaino Campo, la scuola trapanese si trova in condizioni di abbandono e gravemente vandalizzata. Presa di posizione dell'ex sindaco Fazio, che chiede di accertare le responsabilità. Salina Grande blindata, un'altra risposta della polizia di Trapani alle istanze degli abitanti delle frazioni. Scattano nella notte controlli a tappeto. Nacci passa al Partito Socialista. Il consigliere comunale di Erice ha ufficializzato oggi la sua adesione al PSI. La testimonianza di Biagio Conte, aperte ieri sera a Trapani le celebrazioni per il 156esimo anniversario della Madonna di Lourdes. Tutti i colpi last minute, ieri acquisti e cessioni per il Trapani Calcio, e oggi si torna in campo contro il Pescara, domani per la Pallacanestro Trapani, derby contro Barcellona. Buongiorno e benvenuti al TG Sud. Subito dopo la pubblicità torniamo con tutte le notizie e gli approfondimenti. Prima di iniziare con il nostro TG, tra poco il Trapani Calcio scenderà in campo contro il Pescara, ce ne dice di più Claudia Parrinello. Grazie Stefania per la linea. Sì, fra poco, ormai manca davvero poco, il Trapani scenderà in campo per questa 23esima giornata del campionato di Serie B, in cui affronterà il Pescara. Seguiteci nel TG Sportivo, in cui avremo tutta l'analisi del match e tutte le anticipazioni. Torniamo ad occuparci della scuola Buscaino Campo di Trapani, abbandonata e vandalizzata. Mimmo Fazio ha presentato un esposto per chiedere un accertamento di responsabilità. La scuola è stata chiusa nei mesi scorsi con ordinanza del sindaco di Trapani, Vito Damiano, a causa della presenza di amianto nell'inereum della pavimentazione. Oggi si trova in condizioni di abbandono, un problema tra l'altro segnalato nei giorni scorsi dalla nostra emittente. La scuola, priva di vigilanza, è stata gravemente vandalizzata, vetri rotti alla maggior parte delle finestre, accessi forzati, infissi danneggiati, pannellature dei tetti divelti, suppellettoli scolastiche vandalizzate e abbandonate all'aperto. Addirittura è stata forzata la porta dei locali tecnici. Insomma, ci sono danni per centinaia di migliaia di euro, come ha rimarcato dal capogruppo di Uniti per il Futuro, l'onorevole Mimmo Fazio, che ha presentato un esposto alla Corte dei Conti, alla Procura della Repubblica, all'Assessorato regionale per le autonomie locali e alla Prefettura di Trapani, per chiedere un accertamento sulla vicenda della scuola Buscaino Campo. L'ex sindaco si è scagliato contro l'amministrazione comunale, contestando il mancato intervento da parte dell'esecutivo di Palazzo Dalì, guidato da Vito Damiano. Fazio ha ricordato come la ristrutturazione della scuola sia inserita nel piano triennale delle opere pubbliche. Per questo intervento è stato chiesto un finanziamento alla regione siciliana, ancora non pervenuto. Ed il sindaco Vito Damiano ha risposto al suo predecessore, ricordando come la decisione della chiusura della scuola, dopo aver accertato fattori di pericolo per la salute pubblica, non può essere correlata agli atti vandalici che hanno reso inutilizzabile l'edificio, fatti denunciati dall'amministrazione la scorsa estate alle autorità competenti. Il primo cittadino ha poi ricordato come le richieste di ammissione a specifici finanziamenti regionali non ancora definite potrebbero consentire quegli interventi di recupero che le scarse risorse comunali non hanno consentito. Sentito nell'immediatezza. Salina Grande blindata almeno per una notte, un'altra risposta alle stanze degli abitanti preoccupati dalla recrudescenza di furti e danneggiamenti. Il servizio di controllo del territorio disposto dal questore di Trapani, Carmine Esposito, eseguito la scorsa notte con l'impiego di 50 poliziotti e con l'ausilio di reparti speciali, ha interessato in particolare la piccola frazione trapanese nonché i quartieri periferici. Bilancio dell'operazione: 10 denunce, 16 multe per infrazioni al codice della strada, 80 mezzi controllati, 150 persone identificate. I controlli hanno anche riguardato gli esercizi commerciali, i posti di blocco e di controllo attuati con un massiccio dispiegamento di uomini e mezzi sulle principali vie e snodi di comunicazione, ha garantito un completo monitoraggio dell'intero territorio provinciale. In questura parlano di controlli a largo raggio per reprimere gli episodi di microcriminalità, come appunto furti, scippi, rapine. Le attività di prevenzione e di contrasto, spiega il questore Carmine Esposito, sono state pianificate grazie a un'attenta attività di analisi strategica e a una mappatura completa delle aree maggiormente interessate da fenomeni di criminalità diffusa. Alberto Sanzica, di 33 anni, è stato arrestato dagli uomini della forestale di Trapani per il reato di detenzione fino agli spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane si stava imbarcando su un aliscafo diretto a Marettimo con alcune dosi di cocaina nascoste dentro una pagnotta. Ora è agli arresti domiciliari.
A seguito di indifferibili lavori all'impianto di Bresciana, martedì sulla distribuzione di Trapani Nuova, ovvero da Piazza Vittorio Emanuele fino alla periferia della città, potranno verificarsi disagi nell'erogazione dell'acqua. I lavori inizieranno lunedì mattina e si dovrebbero concludere nel pomeriggio. Per le emergenze ci si può rivolgere al servizio autobotti del Comune di Trapani a recapiti telefonici 0923 5906 22 e 0923 5903 64. Il call center Telecom di via Marino Torre a Trapani chiuderà entro la fine del 2014. La conferma è arrivata dai vertici dell'azienda che hanno incontrato il sindaco Vito Damiano al servizio. Tuttavia, per minimizzare gli impatti delle manovre di trasferimento e limitare il pendolarismo, è stato previsto per i 34 dipendenti del call center trapanese il ricorso al telelavoro domiciliare. Lo ha assicurato Paolo Di Bartolomei, responsabile Telecom dei rapporti con le istituzioni locali, al Primo Cittadino. Il timore è che gli operatori, in gran parte mamme e donne, potessero essere costretti a doversi trasferire a Palermo per non perdere il posto di lavoro, aveva indotto Vito Damiano a chiedere un incontro per avere chiarimenti, sottolinea il sindaco, sulla vicenda, nonché rassicurazioni sulla circostanza che la riorganizzazione interna a Telecom non avesse ripercussioni sull'occupazione locale. A margine dell'incontro, peraltro, Damiano ha chiesto informazioni su eventuali iniziative e investimenti sul territorio, comprese Legadi, da parte dell'azienda. Risposte più precise arriveranno da un prossimo incontro ancora da fissare. Presentata questa mattina la segreteria comunale del Partito Democratico guidata da Francesco Brillante. Nel corso dell'incontro sono state proposte 9 aree tematiche che si occuperanno di diverse questioni. Presente all'incontro anche la senatrice Pamela Urru, che in queste ore è intervenuta sulla situazione politica al comune di Trapani, escludendo ogni margine di mediazione e ipotesi di larghe intese nella formazione della maggioranza e della squadra di governo in città. La parlamentare è stata quanto mai chiara, evidenziando di contro l'esigenza di marcare le distanze dall'amministrazione Damiano. Ufficializzato questa mattina nel corso di una conferenza stampa che ha visto la presenza dei maggiorenti provinciali del partito, il passaggio del consigliere comunale di Erice Luigi Nacci al Partito Socialista. La notizia, che era già trapelata nei giorni scorsi, viene a modificare ancora una volta la geografia politica del Consiglio Comunale della Vetta, dove il Partito Socialista, già forte di 3 unità, viene quindi a rafforzare la sua presenza. Una scelta, quella di Nacci, ultima del suo tormentato iter politico, che non muta il suo ruolo di opposizione all'amministrazione, posto che il PSI Ericino, in funzione della storica contrapposizione del suo leader, onorevole Innoddo, al sindaco Giacomo Tranchida, da sempre si trova sulla stessa sua linea. Ma ascoltiamo dallo stesso Nacci da cosa trae spunto la sua decisione. Da diverso tempo io e l'onorevole abbiamo avuto delle riunioni e ci siamo confrontati su questo progetto Erice, a cui io tengo moltissimo. Un progetto e un programma che porteremo nei prossimi mesi all'attenzione dei cittadini e cercheremo a tutti i costi di portare Erice ai fasti di una volta. È importante, io ci tengo molto. Ho trovato un valido interlocutore nell'onorevole Oddo, per cui ci siamo incontrati, come detto prima, e abbiamo chiuso questo accordo. Un accordo di cui mi sento molto onorato. Trovo in Consiglio Comunale un gruppo socialista ben oleato, tutto ok da questo punto di vista. Lei più volte ha dichiarato di volere fare il candidato sindaco di Erice. Questa è una mossa strategica in quella direzione? Io in questo momento non parlerei di sindacatura, parlerei di progetti e programmi. Poi sarà il partito, perché sono un uomo di partito io, sarà il partito a decidere chi sarà il candidato migliore. Probabilmente anche nel Partito Socialista ci sono altri candidati. Decideremo insieme all'onorevole Oddo. Restiamo sempre al comune di Erice, dove si registra la presa posizione del consigliere comunale Alberto Mazzeo, che ha deciso di lasciare l'UDC. In una nota inviata alla presidenza del consiglio comunale di Erice, oltre che ai vertici dell'UDC, Mazzeo si è soffermato sull'azione politica del partito, che ha trascurato i bisogni essenziali dei cittadini e le esigenze della gente. Questa mattina al seminario vescovile di via Cosenza si è tenuta l'assemblea di Assostampa Trapani. L'incontro del sindacato dei giornalisti è stato l'occasione per fare il punto sulle problematiche che investono il settore, aspetto su cui si è soffermato ai nostri microfoni il segretario provinciale Giovanni Ingoglie.
e i problemi restano purtroppo sempre gli stessi, e sono i problemi dell'occupazione, i problemi della retribuzione ai colleghi, i problemi di normative che finiscono con lo svilire la professione del giornalista. Ma per un cambio di tendenza che cosa occorrerebbe fare? Sai, per un cambio di tendenza bisognerebbe che intanto gli editori cambiassero tendenza e si rendessero conto che il lavoro va pagato con giuste retribuzioni. Questo sarebbe il principio fondamentale, ma non solo gli editori dovrebbero cambiare tendenza, ma anche i colleghi dovrebbero acquisire professionalità più forti e maggiori. Per questo l'Ordine ha stabilito dei corsi di aggiornamento per tutti i giornalisti, siano essi pubblicisti o professionisti, perché la professionalità e la professione soprattutto siano anche al passo con i tempi, con le nuove tecnologie, ma soprattutto recuperare quella ricerca delle fonti che oggi sembra perduta, con quel taglia e cuci che consente internet, e molti dimenticano l'accesso alle fonti. Giuseppe Termini è il nuovo segretario generale della UIL Scuola di Trapani, 48 anni, di Partanna, sposato e dirigente scolastico del sesto circolo didattico di Trapani. È stato eletto all'unanimità ieri pomeriggio nel corso del direttivo provinciale UIL Scuola che si è svolto al Partanna. La presenza del segretario generale UIL Scuola Massimo Di Menna prende il posto di Eugenio Tumbarello alla guida della categoria dal 1997, attuale segretario generale della UIL Trapani. Aperte ieri sera anche a Trapani con l'intervento di Biagio Conte le celebrazioni per il 156° anniversario della Madonna di Lourdes. È stata un'esperienza forte, bella. Loro mi hanno caricato come tutti gli altri, con la sedia a rotelle e tutto, e poi mi sono ritrovato, ecco, accanto a tanti ammalati, e mi ha arricchito, mi ha rafforzato. Già mi bastava questo, più di 450 ammalati, mi bastava già questo. Ma invece l'arrivo a Lourdes, nei luoghi dove la Madonnina, quei luoghi veramente preziosi dove l'acqua benedetta esce da ogni là, da tutte le rocce, quel fiume, tutto quello mi ha arricchito interiormente tanto, tale, ecco, che mentre non me ne accorgo, mentre loro insistevano di farmi il bagno alla vasca, io rinviavo, ma dicevo: ma ci sono altri a turno, date precedenza a loro. Io ero in quel momento un po' titubante, perché ho detto: ma questo è un luogo di santità, perché mi devo fare il bagno? Ma io vivo nella fede, ma io non sono venuto per pretendere qualcosa, ma per condividere qui con tutti voi, con gli ammalati, ma con Maria e Bernardette. È lì che mi convincono il penultimo giorno, mi fanno entrare nella vasca, e quell'acqua fredda che non sento, ma che poi chiedo a loro, mi dissero: ora a posto, vado per uscire, ma io ho chiesto loro: fatemi immergere nuovamente, e quasi quasi, se non mi tiravano loro, non uscivo dalla vasca, io che invece mi sono fatto tanto pregare da loro. E da lì ho sentito un calore, una forza dentro di me. Non sento più il bisogno della sedia a rotelle, della stampella. Da qui ritorno e speditamente, ora non è che cammino, ma corro. E nei prossimi giorni manderemo la versione intera dell'intervista realizzata da Wally Cammareri. Il lavoro unisce la società, il tema dell'iniziativa che la Filea CGIL terrà lunedì mattina a partire dalle 9.30 nella sala conferenze di Palazzo Riccio di Morana, in ricordo di Giuseppe Burgarella, l'operaio edile e sindacalista morto un anno addietro. Nel corso dell'incontro saranno illustrate le proposte per rimettere in moto il settore. Saranno presenti i segretari della Filea della CGIL provinciale, regionale e nazionale. Si terrà domani alle 17.30 al Teatro Impero di Marsala il concerto di Roberto Amadei e Ignazio Boschetto, il celebre cantante marsalese del gruppo Il Volo. Per la prevendita potete rivolgervi al Bar Savini a Marsala o nei punti vendita della Maison de la Musique di Trapani e Marsala. Andiamo a sentire la voce dei protagonisti. Beh, ci siamo conosciuti qualche anno fa, abbiamo avuto lo stesso manager, Michele Torpedine, e abbiamo iniziato un'amicizia incredibile di stima reciproca, e Ignazio ha deciso di portare la mia musica qui a Marsala per un grandissimo affetto verso la sua città e per un affetto che ci unisce proprio per l'amore per la musica e per la passione proprio per l'arte.
E oltre ad essere un onore a duettare con Roberto, sarà davvero un onore ritornare qua in Sicilia, in Marsala, no? A cantare dopo il 24 giugno 2009, dopo il grande concerto che abbiamo fatto lì davanti all'Impero. E davvero non vedo l'ora, perché è la prima volta che duetteremo insieme, quindi penso che sarà una serata piena di emozioni con grandi ospiti, Beppe Vessicchio, Michela Foti, e Lidia Schillaci. E dai, speriamo che sia una bella serata con tante persone che potranno apprezzare la nostra musica, ecco. Il diritto delle famiglie è il tema dell'incontro che si terrà questo pomeriggio a Trapani a partire dalle 18 nei locali della sede di SEL di via Vespri, a cui hanno aderito diverse sigle. Diversi gli interventi previsti nel corso del dibattito. Al centro del confronto ci saranno la proposta sugli albi delle coppie di fatto e quella sul matrimonio egualitario. Ed in occasione della 36esima giornata nazionale della vita, il Movimento per la Vita di Trapani, guidato in città da Giorgio Buffa, ha organizzato delle iniziative. Questo pomeriggio alle 17.30 presso la parrocchia di San Giovanni Battista sarà celebrata la Messa per la Vita. Domani mattina alle 11 nei reparti di ostetricia e neonatologia dell'ospedale Sant'Antonio Abate si terrà invece la Festa per la Vita. Adesso chiudiamo con gli appuntamenti su Telesud. Alle 19 l'appuntamento con Magazine, invece alle 20 ci sarà l'edizione post partita del TG Sud Sport. Invece domani mattina alle 9 in replica andrà Gold Basket e alle 13 per In Sicilia Rewind Giacomo Pilati intervista il Rice della Tornara di Bonagia Mommo Solina. Con questo è tutto, adesso ampia pagina sportiva con Claudia Parrinello. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro una buona giornata. Buongiorno e benvenuti a TG Sud Sport. Apriamo questa nostra edizione con il calcio. Ieri giornata densissima per il calciomercato della Serie B, con tante squadre che hanno cambiato fisionomia. Anche il Trapani ha effettuato dei movimenti di mercato. Nel dettaglio, il colpo da 90 è stato sicuramente Michele Ferri, 32 anni, ex Atalanta, con una lunga carriera in Serie A e Serie B, in cui ha giocato anche con Vicenza, Sampdoria e Cagliari. Il Trapani ha ingaggiato anche Abdallah Haïsien, centrocampista classe 94 di nazionalità franco-egiziana, con la formula del prestito. E qualche settimana fa è stato presentato Andrea Raimondi, classe 90, ex Padova. Tesserato anche il centrocampista Marcello Mancoso, fratello minore del bomber Matteo, che è andato al Pavia in prestito insieme a Fernando Spinelli. Vanno via in prestito anche Diego Vetraino all'Aquila, al Sorrento il centrocampista Giuseppe Vitale, mentre Riccardo Ferrara, portiere della Primavera, va alla Maceratese. Daniele Grimaldi passa all'Ischia e l'attaccante Milan Djuric, che era in prestito al Trapani proveniente dal Cesena, è passato al Cittadella. Qualche settimana fa, come ricorderete, erano stati poi perfezionati i trasferimenti di Madonia al Catanzaro, di Rocco D'Aiello al Messina e di Finocchio, che è ritornato dal prestito a Parma. Questo per quanto riguarda il mercato, ma adesso passiamo al calcio giocato. Oggi il Trapani affronterà il Pescara. Andiamo subito quindi a vedere in un servizio che squadra è. Chiuso il mercato invernale di riparazione, il Trapani di Mister Boscai è pronto per affrontare un'altra sfida importante, quella che si giocherà oggi all'Adriatico di Pescara, proprio contro la formazione del marsalese Pasquale Marino. Uno scontro che il tecnico biancazzurro ha intenzione di vincere per restare nel gruppo dei migliori. In vista di questa gara a riscatto, Marino potrà contare per la corsia destra sul rientro di Balzano, che ha scontato il turno di squalifica, mentre dovrà fare a meno di Zuparic, appiedato dal giudice sportivo dopo l'espulsione rimediata nella gara contro la Juve Stabia. Ai box Cutolo e Mascara influenzati, Vukušić e Chiaretti hanno svolto lavoro differenziato. Sospiro di sollievo invece per Schiavi, che dopo il lavoro di scarico dei giorni scorsi è tornato disponibile. Pescara e Trapani distano solo un punto in classifica, ma sicuramente gli obiettivi sono diversi. La formazione di Marino vuole riprendersi la massima serie e proprio in quest'ottica, nella sessione di mercato appena conclusasi, ha definito l'acquisto di diversi giocatori, tra cui Samassa, punta centrale ceduto dal Chievo, Federico Di Francesco, alla destra proveniente dalla Primavera del Parma, Andrea Bovo, centrocampista
centrocampista dello Spezia, Simone Salviato, terzino destro proveniente dal Novara, il mediano Milicevic, l'attaccante Caprari e il portiere Svedkauskas, entrambi provenienti dalla Roma. Due squadre con obiettivi chiari e che esprimono un bel gioco, non ci resta che gustarci questo spettacolo. E proprio del Pescara ha parlato ieri in conferenza stampa mister Boscaia. Ieri ve ne abbiamo proposta una parte, andiamo a sentire la seconda. No, qualcosa è cambiato sicuramente. Loro hanno cambiato qualcosina, è negli uomini, è nel modulo, noi è meno nel modulo. Però è un altro campionato, nel senso che comunque è 6 mesi fa, quindi stiamo discutendo 5 mesi fa, stiamo discutendo di una vita fa. Sono cambiate tante cose, soprattutto la mentalità, l'autostima nostra. Loro naturalmente sono una squadra che è stata costruita per vincere, vengono da 2 sconfitte, quindi saranno arrabbiati, è tutta un'altra storia. No, dobbiamo guardare soprattutto il loro modo di giocare, il loro modo di essere per affrontare la partita. Poi diciamo questo indipendentemente dai giocatori che scenderanno in campo. Loro hanno una mentalità, hanno un allenatore, un grandissimo allenatore, uno che dà assolutamente degli input precisi, che la sua mano si vede, e quindi la squadra ha una sua fisionomia. Naturalmente poi ci vogliono anche giocatori, loro ne hanno tanti e bravi, quindi il loro modo di essere comunque lo sappiamo, può cambiare qualcosina ma non più di tanto. È su quello che noi dobbiamo lavorare e che abbiamo lavorato. Naturalmente, ripeto, domani è una partita a sé, come tutte le partite. Vedremo quello che succederà, noi ci siamo preparati. Poi loro hanno giocato inizialmente con 4-3-3, poi hanno cambiato 4-3, ma è il modulo che il mister Marino, diciamo, ama di più, perché anche secondo me è un modulo che è perfetto, diciamo, il più completo di tutti, perché ha continui triangoli a metà campo, è una squadra che ha tanti uomini in fascia, tanti uomini in mezzo, è un modulo che si è interpretato bene. Ma indipendentemente da questo, cioè noi non c'è un modulo che favorisce o favorisce di meno. Il 3-4-3 non è un modulo che può favorire noi perché abbiamo giocatori, no, assolutamente no, perché il 3-4-3 può essere interpretato in maniera diversa, con i due esterni che vengono dietro e quindi diventa un 5-4-1. Loro lo interpretano in maniera quasi totale, nel senso comunque fanno un 3-4-3 vero, serio. La 23esima giornata del campionato di Serie B ha preso il via ieri con l'anticipo Avellino Latina, che si è concluso 1-1. Oggi alle 15 si continua e si giocheranno 9 match, che sono Brescia-Bari, Cesena-Crotone, Modena-Varese, Padova-Carpi, Pescara-Trapani, Regina-Lanciano, Siena-Novara, Spezia-Juve Stabia e Ternana-Cittadella. A chiudere il programma sarà il posticipo di lunedì alle 20.30 Empoli-Palermo. E adesso voltiamo pagina e passiamo al basket. La Pallacanestro Trapani si appresta ad affrontare Barcellona, un derby sentitissimo. A parlarne ieri pomeriggio in conferenza stampa sono stati il coach Rino Lardo e il giocatore Giancarlo Ferrero. Il servizio. L'avversaria di domenica sarà il Barcellona, che è inutile stare a ricordare per cosa è stata costruita questa squadra quest'anno. Ha avuto difficoltà, però io ritengo che sarà sempre una delle favorite per il salto di categoria. Il cambio d'allenatore. Speravo che Marco potesse andare in una panchina, non che non sia prestigiosa quella di Barcellona, ma non per trovarcelo contro, visto che c'erano altre panchine in Serie A forse in attesa, e glielo auguravo per lui, ma soprattutto speravo che non firmasse per Barcellona, perché so il valore di Marco e so cosa può dare a questa squadra. Perciò è chiaro che ci troveremo di fronte a una squadra, sicuramente anche solo con 15 giorni di lavoro del nuovo allenatore, però forse con una fisionomia diversa da quella che era prima, tenendo sempre presente che i singoli sono di assoluto valore. Mi ricordo, era stata una partita in cui avevamo fatto per alcuni sprazzi bene. Mi ricordo qualcosa di positivo, eravamo sicuramente una squadra diversa da adesso, avevamo magari meccanismi diversi, eravamo meno bravi a giocare insieme come lo stiamo diventando, stiamo crescendo, ci sono ancora ampi margini, ma abbiamo fatto molti miglioramenti. Mi ricordo un parziale di Barcellona che insomma aveva dato un po' fine alla partita, però eravamo stati sempre lì attaccati, tant'è vero che è finita con uno scarto di 7 punti, mi sembra, a favore appunto di Barcellona.
anche loro sono una squadra diversa, hanno attraversato sicuramente un momento non facile che ha dato il cambio al primo allenatore per De Chizzi, il periodo con Ducarello e adesso l'arrivo di Calvani. Quindi anche loro sono stata una squadra, sono una squadra trasformata da quel momento, e perciò sarà ancora, proprio per questo sarà ancora una bellissima partita. Ma conosciamo meglio l'avversario di domani della Pallacanestro Trapani. Intanto all'andata la squadra di Lino Lardo venne sconfitta in trasferta con uno scarto di 7 punti. Barcellona è una squadra costruita per vincere, tanto che per porre rimedio all'avvio non spumeggiante di campionato il presidente Bonina ha esonerato per Di Chizzi e affidato la panchina a una vecchia conoscenza della Pallacanestro Trapani, Marco Calvani, vicecampione d'Italia. Ovviamente il roster è di altissima qualità, la cabina di regia è affidata all'americano Collins, assist e punti nelle mani, la guardia invece è Maresca, l'ala piccola è Young, ottimo tiratore da tre, il 3-4 è Filloi ed il lungo è Fantoni. In settimana si sono infortunati Toppo, Pinton e Di Spinzeri. E adesso andiamo a vedere il quadro della 19ª giornata di Adecco Gold. Oggi alle 20.30 si giocheranno Trento Forlì e Ferentino Capodorlando, mentre domani alle 18 si disputeranno Brescia Veroli, Napoli Biella, Casale Monferrato Imola, Torino Verona, Trieste Iesi e Trapani Barcellona. Per quanto riguarda invece la DNC, trasferta a Gela per il basket Mazzara, mentre la pallacanestro Marsala sarà di scena a Monreale. Quanto al volley invece non giocheranno sia la Sigel Marsala che la pallacanestro Trapani, società impegnate rispettivamente nei campionati di Serie B1 femminile e maschile, considerata la sosta. Ma adesso torniamo al calcio e andiamo a vedere il quadro delle partite di calcio regionale che vedono impegnate le squadre della provincia di Trapani. In eccellenza si disputerà la 21ª giornata. Le sfide sono Alcamo Serra di Falco, Atletico Campofranco Marsala 1912, Folgore Selinunte Riviera Marmi e Camarat Mazzara. 21ª giornata anche in promozione, le sfide sono Dattilo Castellammare, Delfini Vergine Maria Cefalù, Favignana Cus Palermo, Strasatti Fulgatore, Monreale Lignippa Trapani, Salemi Montemaggiore, riposa per questo turno Paceco. E scendiamo in prima categoria dove si giocherà la 19ª giornata, le sfide sono Borgate Terrenove, Iatina Pro Monreale, Bonagia Sparta Palermo e Campobello Ezio Roma Calcio Isola. In seconda categoria si gioca invece la 15ª giornata, tra le sfide abbiamo Belice Calcio Nuova Sportiva del Golfo, Calatafimi Avvenire, Gibellina Atletico Erice, Gattopardo Città di Petrosino, Libertas Marsala Juvenilia. E chiudiamo con la terza categoria, anche qui si gioca la 15ª giornata, le sfide sono Atletico Favignana Paolini Marsala, Buseto Nicola Gervasi Guarrato, Città di Partanna Balestrate, Custonaci Cinque Torri Trapani, Val di Mazzara Nubia Libertas, Prater Belice 2013. Riposano per questo turno Sporting RCB e Valderice 2013. Con lo sport è davvero tutto, io vi ringrazio per l'attenzione, arrivederci.